Sera da 32 anni di passione, quindi va veramente un grazie al gruppo teatrale Nannino, perché nonostante le tante difficoltà è ancora qui a riprendere, a rispolverare il dialetto anagnino. La formula vincente di questo gruppo è sicuramente la passione e il fatto che riescono con un'innata simpatia a raccontare tutte le varie sfaccettature che la vita quotidiana ci riserva. Il dialetto è un patrimonio prezioso ed il gruppo teatrale Nannino ogni anno riesce con il suo spettacolo a conservarlo, a trasmetterlo e a divulgarlo. E allora chiamiamo il regista, il fondatore Ferdinando Petitti. Lui entra con una scarpa e una ciabatta. Una scarpa e una ciabatta. Ciò che caratterizza la civiltà dei popoli sono i loro usi, i loro costumi e i loro dialetti. Oggi però in una società come la nostra tutto è cambiato. Noi nella nostra città siamo fortunati, abbiamo ancora l'attaccamento alla nostra terra, alla nostra casa e alla nostra famiglia. La vita una volta si svolgeva di giorno nelle campagne, per ritornare la sera nel paese, e seduti sugli scalini della porta della loro casa raccontavano i fatti degli altri, spettegolavano e malignavano su tutto e di tutti, affibbiando spesso e volentieri curiosi nomignoli a parenti e amici, ridendo poi alle loro spalle. Questi soprannomi ancora oggi servono ad individuare persone appartenenti e discendenti di una o di un'altra famiglia. Chi ha raccolto l'onere e l'onore di far conoscere e tenere gli atti
alti questi valori furono alcuni amici che per divertirsi si riunirono formando il gruppo teatrale Anagnino, di cui quest'anno ricorre il 32esimo anno della sua fondazione. Partito con la scarpa in ciabatta, entra nel cuore degli anagnini, recitando con il nostro dialetto la nostra vera lingua madre e proponendo al suo pubblico scene e modi di dire. Gli attori che si sono susseguiti negli anni sui vari palcoscenici hanno ben interpretato tutti quei personaggi dei brani sapientemente scritti da prima da Nello Proia, scrittore e poeta, poi da Renato Bondatti e oggi da Pietro Pertinini e Ferdinando Petitti, il sottoscritto. Ecco perché la formula del gruppo teatrale Anagnino resiste e raccoglie seguito, perché è come la vita, certamente quotidiana, ma anche varia, strana, difficile, curiosa, inattesa, complicata, imprevedibile e a volte drammatica e a volte comica, ma sempre tutta da vivere e da esibire, senza scandalizzarsi più di tanto. Il gruppo teatrale Anagnino ha avuto il pregio di aver riscoperto la valenza della dialettalità, quale connotazione fondamentale della nostra cultura. Un grazie sentito a chi ci segue e crede in noi, un'espressione di sincera riconoscenza a voi tutti presenti e particolarmente all'amministrazione comunale guidata dal nostro sindaco Carlo Noto. Buona serata e buon divertimento a tutti. Grazie. Ferdinando Petitti, 32 anni insieme. No, ne ho 65, scusi, ho sbagliato. 32 anni insieme con il gruppo. Io volevo chiederti, perché ho visto le foto quando eri giovanissimo. C'avevi i capelli neri. La barba nera. Adesso invece i capelli bianchi. La situazione. No, ma come si fa a restare insieme tutto questo tempo? Con chi? Con i ragazzi? Con i ragazzi, sì. Perché sono bravi ragazzi. Qualcuno... Ma... Tutti bravi. E allora possiamo incominciare, Ferdinando, questo vostro spettacolo. Ringraziamo ancora il regista fondatore del gruppo teatrale Anagnino e poi di tutti in piazza, che è lo spettacolo che allieta ogni anno voi e tutti quanti coloro che vogliono chiaramente partecipare a questo spettacolo anche per la prima volta, perché ce ne sono delle belle. Allora iniziamo proprio con Angelo Camiciotti e Pietro Pertinini. Loro questa sera sono i distratti di polizia. Ah, ecco Paolo Patrizio. Veloci, veloci. Piano piano. Che si possono che te, tanto che si gli arrestimi il giorno dopo è stato da fuori un'altra volta. Non lo so. Allora, che... Vabbè, comunque. Aspetta, ci perdi i pensieri. Che sta a fare? Commissario, sì. Andiamo. Polizia! Non si può arrestare manco chi sarà costituito di qui. Aspetta. Polizia! Che sta a fare, commissario? Ma che ha chiesto? La fotocopia si è portata? La fotocopia deve essere inutile, perché a me mi hanno rubato il portafoglio. Quindi, ma pure l'istintivo mi hanno rubato. Perché sono andato a scarcerare l'altro giorno quel sospettato. Quando si è salutato, ci ho detto allora, ciao papà, mi ha curato il portafoglio. Si stavate agli acchiappo, butto la chiave. Si stavate agli acchiappo, lo sbatto in cella. Faccio fare una chiave di cioccolata e la faccio reggia a fiorito, così se la mangia. No, Il fa bene. Ammazza gente, ma sera, oh. Questo tutti sospettati. No? Ma sarà, guarda qua, sarà 4-5 mila persone. Per la questura 1.500. Ah, sì? Non sembra di me dalla questura. Ma, tu non ti dimenticare che noi abbiamo arrestato il padrino. Si è rovinato la cresima anche la gratura. Senza che ridite, guarda che io sono stato alla stazione, e ho fatto la polfer. La polfer. Sono stato all'autostrada e ho fatto la polstrada. La polstrada. Sono stato all'aeroporto e ho fatto la polaria. Io sono stato alla cucina, sono fatto il pollo con i miei paroni.
mangiare, che facciamo? Come sta? Ma qua c'è stato un omicidio. Bisogna circondare la casa. Esatto. Due dietro, due davanti, due a destra, due a sinistra. Tutti gli altri con me. Tutti gli altri con me, che si muovono a te, la taglia. Circondiamo la casa dalla parte sopra. Il cadavere, come sta? Cadavere? Ecco. Sì, l'abbiamo trovato qua, guarda. L'hanno... Che impressione. L'hanno abbelato sotto una montagna di ghiaccio. Lo avranno freddato. E le sapeva io, Vabbè, allora dobbiamo far controllo. Lo faccio io il controllo. Il controllo lo faccio io. Perché io sono furbo. Vai furbo. Io sono scaltro. Vai scaltro. Lo faccio io il controllo. Sto a fare il controllo, sono furbo. Come sta? Ma che sta? Sto a fare un controllo a tappeto. Controllo tutto. Vabbè, senti, facciamo una cosa. Allora, stendiamo il verbale, dai. Dammi le mullette. Ci manca il filo. Esaminiamo il cadavere. Lo esamino io il cadavere, Blasè, fermete. Eccolo qua, basta che schifo. 40 anni circa, sì, per fare là. Sì. È alto 1,50 m. Ah, sono per tecone. 128 kg, 130 kg di peso. Niccio, proprio niccio. Mamma mia, è tutto calvo. Sì. T'hai un naso a picco. Nient'altro? È pure stendato. Ma... È pieno di brufoli. Mamma mia. Fa schifo. Ma sarà un suicidio. Come fai a dire che è un suicidio, rispetto? Che elementi c'hai per dire che è un suicidio? Beh, ma non mi è così brutto. Che cazzo gamba fai? Ma ci sono testimoni? Sì, stiamo aspettando la sposa. Non ti dimenticare, commissario Patrici, che noi siamo dei RIS. Come se va? Ti stiamo aspettando la sposa? C'è solo un testimone. Rispetto, c'è solo un testimone. Ah, sì. È una donna. Ah, sì. L'ho chiusa in cella di sicurezza, ma quella la interrogo io. Perché... Quarta del Reggiseno, tutte curve formose, capelli rossi, una patata. La perdo io. Vabbè, non comunque, ci dimentichiamo che siamo. Siamo sempre dei RIS. Allora faccio RIS e patata. La patata la vedo, qua faccio un RIS. Ma tu, come sa, ci tocca la dire a sta gente che l'altro giorno si mi ha arrestato un occhio. Un nome di vetro. Noi c'è un nome di vetro. Ma sì, ci è arrestato un uomo con l'occhio di vetro. Ah, e abbiamo arrestato un uomo con l'occhio di vetro. Di vetro. Capito? Poi abbiamo arrestato una donna con le zinne di plastica. Di plastica. E che a noi ci scappa niente. E poi abbiamo arrestato, per finire, un guappo di carta. Si può fatta la raccolta differenziale. Ma qui, commissario, sì. La situazione sta precipitando. Che c'è? Chiamiamo la centrale, chiediamo rinforzi. La chiamo io la centrale, c'ho il telefonino super tecnologico. Ci penso io. Coccodè, pio, coccodè. Pio, coccodè. Bisogna lasciargli fare. Coccodè. Ogni tanto c'è. Come sta? Con chi sta parlando? Con l'Interpol. Ah. Però non mi risponde, non sento solo pio, coccodè, ci sto parlando la lingua lunga. Vabbè. Mettiamo gli arresti tutti. Ma te l'hai scordato che noi l'altro giorno abbiamo fatto un sequestro di un carico di droga? Non ci scappa niente a noi, abbiamo fatto un mega sequestro di stupefacenti. 5 quintali di fumo. 5 quintali di fumo. E 1 quintale di cocaina. E 1 quintale di droga. È stato uno sballo. Ah sì? Beh certo, per forza. 6 quintali di roba è stato uno sballo. Per forza, perché in mezzo a quello ci stava pure il crack. Quella droga, quella che ti fa... Come si dice? Alzare. Alzare. Il crack ti fa alzare. Ma per alzare meno ci serve il crack. Ci serve il crack. Beh certo. Vabbè. Ma senti come sta. Sì, meno male che non capisci lo stile di RIS. Sono tutte tecnologiche le nostre parole, no? Sì, certo. Allora, che RIS, Simo? Ma che bolle in pentola?
se bolle l'acqua io te la pasta, sempre per far bagnare io. Ma laggiù, ma, che, ma quello è il capitano, butta la pasta del capitano. Vabbè, carichiamoci, dai, apriamo le armi. Carichiamole, così ne imbarcasca tutte. Cara Stella, ti amo, mia divina, tu sei il mio di voi, ma abbiamo io un bel sulla tira. A repartire. Bella, yes, bella la mia pistolina, sì, bella. Sì. Okay, come sta? Che sta a fa? La sto caricando. Bella, gente, sono fedele solo a te, ti amo più della mia fidanzata. La sono caricata. Vabbè. Che c'è? Ma in banca. Quella banca, che sta succedendo a quella banca? C'è stata una rapina. Una rapina? Ma che ci fa quella macchina in banca? Dentro la banca, forse è andata a fare un investimento. Ma ammazza che fa fritto, però lo dentro sta banca fa fritto, sì. Sì, ci sono i botte congelati. Congelati alla crema. Per forza. Ma vedo del fumo, che cos'è? Fumo. Forse hanno acceso un mutuo questa banca. Ah, sì, e del fumo, che ne sai? Hanno acceso un mutuo, certo. Maledetto mutuo. Ogni volta che respiro brucia la gola. Ogni volta che nomini il mutuo brucia la gola. E certo. Te la vedi come ci inciagni pure la gola. Come bruci la gola a chi te la pagai, pure. Come brucia con la chi deve pagare un muro, non la con la pita niente brucia. Vabbè, ma che ci sta là dentro? Ma che fa quel pazzo dentro quella banca, cosa sta facendo? Ma quel pazzo? Quello è un banco, Marco. È un banco, ma era sbagliato. Che se puoi sbagliare. Vabbè, dai, andiamo a vedere. Prendi appunti, sì, della scena del crimine. Allora noi dobbiamo controllare adesso in questa banca, sì, tutte le condotte dell'aria condizionata accesa come passa l'aria fredda, perché qualche malvivente si può nascondere lì. Controlla bene tutte le condotte, Blasi. Vai tu, controlla. Sì, stai fresco. Beh, via. L'aria condizionata, sta fresco. Beh, voglio dire, te lo ordino! E ho capito, così le condizionate, come sta? L'aria condizionata è. Vabbè, so capito. Vabbè. Allora. Un trafficante. Chi è? Sì, il famoso Escobar. Adesso nel bar. Lo prendiamo. Fermati! Escobar! Escobar, riusciamo pure noi del bar. Da Escobar riusciamo, noi non riusciamo. O no? Dobbiamo riuscire al bar. Ma comunque sta scappando quel ladro attraverso le fogne. Beh, sto figlio della zoccola. Beh, scappa attraverso le fogne. Fermati! O ti faccio secco! No, come sta? Spara a me, fammi secco a me! Ti faccio secco! No, vedo Redarbi che non ride, come mai? Non ha capito la battuta! Perché lui mi ha detto a me, mi ha detto, no? Con sta pistola, come sta? È finta, è finta! Ah. Io ci ho detto, no? Fermo, ti faccio secco! Io siccome sa che spara a me, fa secco! Redarbi, non è che uno sta con cima sputtanassa, non vuole spiegare le battute! Vabbè, comunque dobbiamo, come sa, calma, restiamo tutti sospetti, dobbiamo andare all'aeroporto di Fiumicino. Sì, andiamo, dobbiamo andare a perquisire quell'aereo. Che compagnia è? Quale compagnia? No, come sa, ma che brava gente che conosco, sono simpatico. La compagnia, beh, una bella, sì, compagnia, allora, sì, allora, sì, ultima compagnia, sì, ecco, sì, l'aereo. Allora, due agenti perquisiscono la testa, due la coda, due le ali, noi un petto che ci sta bucando per forza. Cerchiamo di, cominciamo dal carrello, perquisisci il carrello. Ma come sta? È vuoto. Il carrello è vuoto? Sì. Manco la spesa, guarda. Vabbè, lo sai che c'è nuova c'è. A questo punto dobbiamo tirar fuori i coglioni, perché noi siamo della polizia. Sì. E allora fuori coglioni! Fuori coglioni! Fuori coglioni, andiamo. Scendiamo noi. Primo coglione. Come?
È andato tutto bene? Da dove sei venuto? E da dove sei passato? Piedi. Quando ti dico acqua in bocca è un modo di dire. Scusa. Scusa capo. Ma i tuoi ordini io li eseguo alla lettera. Ero due giorni in giro un sacco a bocca. Ma noi iniziamo bene e finiamo meglio. Ma qua non dovevamo stare dentro al cavo di una banca. E perché dove siamo, scusa? Mi pare ci stanno troppi testimoni. Ma Angelo. Dopo la piazza d'Arancia. Sì. Dici? Angelo. Manca per cortesia. Sì, capo. Passami un attimo la piantina. Angelo. Che ha detto? La piantina. La piantina. Ma no, perché sta lontano, mi sembra. Arriviamo un po'. Ecco capo, la piantina. Questa sarebbe la piantina, che è stata la fumi dopo. Angelo, la cartina. La cartina, Angelo. Aspetta un attimo. La cartina, Angelo. No. Che figure fai fare la parte? Capo, la sto trovata, tutto io pacchetto ti sono portato. No. No, ma io meglio, che sono niente. Angelo, la mappa! La mappa! Ah, la mappa, capo. La mappa, questa, capo. Questa te la fumi dopo tipo la paiantina. Facci la mappa. Ci siamo sbagliati. Facci dare la mappa. Sì, eh. Angelo, dacci la mappa, capo. Ecco, capo. Eurospan. Questa sarebbe la mappa? La mappa. Tu mi sei fatta una piantina, una mappa, insieme a un obiettivo della pubblicità di Eurospar. La so fregata pure a moglie, ma la sì, sì, no, ma andiamo bene. Ma chi vabbè, sta ehi, il capo sono io, per cortesia. Allora, lasciamo perdere. Vi voglio dire questo qua, comunque, ragazzi, io sono stato contattato da un mandante. Mi ha chiesto di uccidere alcuni illustri politici di Anagni. Purtroppo sì. E voi sapete che noi siamo leggi o leggi, come si dice? Leggi è meglio non ho nome di qua. Leggi a dovere. Leggi, con la io. E poi io direi di iniziare, ma guarda, facciamolo poi, iniziamo proprio dai grandi, eh? Io direi di iniziare dal primo cittadino, dottor Carlo Noto. No. No, capo, il sindaco Noto no. Il sindaco è una persona per bene, l'hanno scritto pure in cima ai manifesti, capo, no. Non si può. Beh, allora, a questo punto non ci resta che uccidere la... Fiorito. Ancora non accenno. Ho già capito dal gesto, capo. Fiorito. E allora... Mi guardi a me, lo ammazza io. Io Fiorito non lo ammazzo. Perché a me, tra l'altro, mi sta pure simpatico. Ma adesso mia pure un po'. E poi... E poi, capo, sì. Per ammazzare Fiorito ci vorrebbero quei proiettili dopo le supposte degli altri. Perché quello non dà. Là ci vorrebbero quei proiettili, ma poi se abbassi Fiorito ci devi il giorno tu cassa da porto, una non c'è pasta. Tu funerali, tu furbetti, ma stiamo in spending review. Cosa può fare? Certo. Non lo possiamo abbassare. Ne ammazziamo i giorni. E poi Fiorito, sì. Mi sembra, capo, che sta facendo ultimamente. Era il re di tutti noi, ah. È stato anche il re di Anagni, sì. È stato come quei grandi re, Alessandro Magno, sì. Carlo Magno, esatto. E noi ci avevamo Fiorito Magno. Carlo.
noi ci avevamo Fiorito Magno, solo questo mangiava un po' di più. E adesso poverino sta facendo dei grossi sacrifici. Mi immagini, che sacrifici sta fare? Magna 3 volte al giorno. Mi fareci magna 3 volte al giorno? È un sacrificio? Beh, questo sì, prima magna 10 volte al giorno. Ecco. Allora, abbiamo capito che... Ma ha perso tanto? Sì. Ultimamente sta facendo anche la dieta, poverino, si è messo sì. a dieta. Sì. Gli ultimi 15 giorni. E ha perso? Sì. Ha perso solo tempo. Era un bel bambolotto, eh. Mi piace, bene. Allora facevo tempo, Ma quanto mi piace? No, perché certo lui insomma è bello paciocotto, sì, io me. Te lo ricordi? Me lo ricordo, me lo ricordo. Ma qua, alla Regione Lazio non te lo ricordi? Ma come, la Regione Lazio già a chi tempi era meglio, insomma, non diciamo zacchio, ma. Ma ci rientrava dentro a chi ascensori forse? No! Alla Regione Lazio anche gli ascensori ci andavano attillati! Pare che era cucito un sarto addosso! Comunque è stato fin da piccolo. Ma io mi ricordo, a me me le dici, come è Muzzichi, questo già era meglio paciuccotto. Pensa, gli già all'elementare era uguale, lui sì. Sì, sì, era stata una bella furchetta già all'elementare. Sì, sì. Io mi ricordo che alla prima elementare la maestra per imparare a leggere e scrivere ti fa fare un cerchietto e un bastoncino, A Franco ci facevano fare un cerchietto e un zofficino perché il bastoncino ci ha passato. Alla seconda elementare ha passato a un cerchietto e una bistecca. Ragazzi, comunque quello che ama, qualcosa bisogna fare. Io a questo punto sai che dico, ma perché non facciamo secco Retarvi? No, Retarvi ci ho pensato io, capo. A Retarvi ci ho pensato io. Finalmente la buona notizia. Ho assoldato il miglior killer in circolazione, Jack. È morto? Certo che è morto, Jack. Come è morto Jack? Cioè io assolto lo killer va a ammazzare Darby, il Darby va a ammazzo killer. Vabbè, mi devi spiegare la motivazione. Dammi una motivazione. No, perché capo. Cioè il Darby ha ammazzato killer. Però non è colpa di Jack, capo. No, perché poi io ti spiego. Allora, quando io ho assoldato Jack, quello è un killer famosissimo, gli ho detto che è la casa del Darby. Quando rientra lo fai secco. Io sono dentro la casa dei Retarvi, hai tu dentro la camera da letto, sta missare dalla tenda, aspettare Retarvi che venisse. Già un po' ci riva la giocca perché con tutta quella puzza a munnezza allora. Se portava il lavoro a casa, Però stiamo al locarretto, si era appoggiato ai muro, resisteva, cacciato il pistoletto quando ha sentito da fare rumore alla porta e dice, Ezio, è arrivato Retarvi, Guglielmo a un certo punto hanno aperta la porta della camera da letto, come era entrata la camera da letto ha fatto così alle scarpe per levarsi le scarpe. Jack stava a fare un respiro proprio in quel momento, ha stramazzato al suolo, si è morto Jack, la puzza. Si è morto Jack. No, questa impresa proprio. No. Teniamo un'impresa una che le buone. Vabbè, capo, ma tocca proprio ammazzare tu. Vabbè, sì, a sto punto non ammazziamo uno che tanto sta più della che del qua, per me. Come? Peppe Vidi già è stato ammazzato dall'amministrazione. Ci hanno pensato degli altri killer. L'hanno ammazzato già lui. A proposito, senza scherzarci, ma Peppe, lo sapete che sta all'ospedale? No? Come sta all'ospedale? Ma che sai? Scusate un attimo. No, mi stiamo scherzando. Come? Ti hanno recuperato dietro un giorno. Come? È caduto sotto il peso del suo naso. Era 7 anni che le volevo dire. Vabbè. Comunque noi non siamo killer che ammazzano la gente, noi non ammazziamo nessuno, facciamo solo 4 ambici e basta. Noi siamo mafiosi buoni. E siamo infatti a proposito di ambici, vedo che c'è lì la mia questione. Ho portato la valigia, porta la valigetta, eccola qua. Vediamo se è consumata la mia... valigia con la tua merce, capo. Ecco capo, ecco. Tieni la valigia. Ma sta cosa vota? Come vota, capo? Tieni, è vota. A me, capo, tieni. Io mo non voglio no, farti scuotere. No. A me mi hai detto No. Tieni, là dentro ci devo stare la mia merce.
capo a me mi ha detto di portare la valigia. Io faccio il valigiere. Fai il valigiere. Io partenza per compare. Io l'ho portata la valigia. Vabbè, allora, la roba mia, che fine ha fatto? Capo, te dovessi io che me la sono guattata? No, no, io chiedo, non ho toccato io. Chiedo. Comunque, durante quel viaggio con l'acqua in bocca, sono stato attaccato dalla concorrenza, da quell'altro clan mafioso. I marsigliesi sono stati. Sì, è vero, capo. I marsigliesi? Sì. E segniamo un po', quanto erano questi marsigliesi? Erano in quattro, capo. Erano in quattro. Sì. I marsigliesi erano in quattro. Sì, capo. Guarda, capo, io la roba non me lo sono guattata. La gente è nervosire, fumate una sigaretta. Ma vorrei fumare, vero? Fumate una sigaretta, capo, e io? Certo, sì, perché... Allora, tu non sei stato. Io non sono stato, capo, a guardarmi la roba. No, la roba tua, io non so dove sta quella roba. Certo. Io me la sono nascosta. No. Ti è avanzato un po'. Sì, no. Secondo te non è stato nessuno? Almeno no. Abbi la compiacenza di dirmi, io capo non sono stato. Capo, io non sono stato. Vedi come ripeti. Io te lo giuro, capo, non sono stato a rubare. Giuro, pure io non ti abbiamo rubato la merce tua, te lo giuro. Almeno quando giuri per educazione, leva il capo su cappello. Te lo giuro, capo. Merce tua che mi fosse un gigante, capo, capo. Da fascista campo sportivo. Adesso mi devi spiegare. Dimmi, capo. Se non sei stato tu, tua sono le cose. No. Oghessa è Angelo. Oghessa è la roba mia. Oppure te si imbiciano perché si a fare strisci a Taro Campo Sportivo. Ecco, sono io a fare strisci a Campo Sportivo. Sì. Ma capo, lascia perdere le passie. Noi dobbiamo fare tante dimissioni difficili. Lascia perdere sta rubaccia. Cui tua, pure a fare Pasquetta ha diventato difficile. È vero, questo è vero. Capo, sì. Noi non siamo quelli di missione difficile, no. Noi siamo quelli di missione impossibile! Di fare un caro saluto a tutti i nostri intanto che Ciccio pulisce scopa è l'unico modo per farsi scopare. Vai Ciccio, da tutti noi. Vai. Dai, facciamo così, dividiamoci. Vogliamo salutare. Io vado a destra e tu vai a sinistra. No, tu che vado? Io vado a sinistra, sinistra e ci vado. Va bene. Allora, pubblico di sinistra! Grazie! Pubblico di destra, grazie. Io adesso direi di andare Angelo, a casa. Angelo, lo mettiamo. Angelo, lo mettiamo al centro. Quando stava a Previdi, abbiamo la sinistra. Vabbè, comunque scherzi a parte, io vorrei veramente fare un caloroso saluto a tutti quanti voi, perché da 32 anni da questa parte, tutte le sere alle 5 cominciate a Piazza e Segge a aspettare a noi fino alle 11:30 di tutte queste pazzie. Grazie. Oh, direi adesso di cominciare a salutare personalmente qualche politico. Certo, come no. Io come sono no. Qui, certo. Di fronte a noi, l'uomo di bianco vestito, sì. Il consigliere Mario D'Angeli, che per l'occasione si è messo giù un po'. Si è messo giù un po' perché veniva il bianco vestito. No. Allora, comunque noi ci abbiamo anche... No. Volevo salutare il consigliere, fammi vedere. Certo. Consigliere! Tutto a posto. Un abbraccio. Ciao, oggi. Ci vuole fega da venire ci vuole dire struzzate. Con le cuce no, pure non ci vuole un pure. Comunque guarda, adesso scherzi a parte, io vorrei comunque sia salutare il nostro primo cittadino, il caro sindaco, Carlo, che ci supporta da tanti anni. Secondo me
Io mi auguro di no, quando non sarà più sindaco mi fa saltando subito, come fa voglio, saltando subito questo moraccio. Ma una borsa di pochi. Ecco, vedo, 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 comunque noi sappiamo che i nostri politici comunque sono tutti acculturati. Io vedo che lì c'è Alfredo Ciccone. Eccolo là, Alfredo Ciccone. Allora Alfredo Ciccone, mi ha detto quando prendete in giro, ma noi salutiamo, non prendiamo in giro, no, quando prendete in giro i politici dovete capire che ci sono dei politici che lavorano per voi, che hanno una capoccia così. Infatti ho visto subito Alfredo Ciccone da una capoccia così. No, non è che c'è la capoccia che te ne spalle strette. Allora la capoccia sembra più grossa. Sì, no. Però la capoccia così ce l'ha, Perché? Angulato con la testa urbana da sabbia. Ora io devo dire una cosa sola a questa amministrazione, questo è vero. Sindaco, mi rivolgo a lei. Guardi, siete senza cuore, perché quel poveraccio delle labbra aveva solo la munnezza, ci siete levata pure quella. Non ti parte, cioè, qualcosa, ma io Versi, non vedo. Versi, io non lo vedo. Sai che c'ha, no? Versi, eh? Versi c'ha il verde pubblico. Il verde pubblico. Io pallone. La sport, assessore allo sport, alle politiche della casa. Ma perché nella casa? Spicciamo casa, che a me non ci deve.